Ciao, Ciao. innanzitutto presentatevi, dite il vostro nome. Io sono Daniele Chiarella. Il gruppo. E io sono Beppe Tarzulli. E il gruppo si chiama? Come si chiama il gruppo? Fanali di scorta, se non sbaglio. Fino a ieri, adesso oggi dovevamo cambiare nome, però non abbiamo ancora deciso come chiamarci, adesso aspettiamo, vediamo. Canzoni di stoppa, colunga, tracci, tabelle, sportate, ma ancora pulite. Le calze di lana, ovviamente, bucate, e macchie indelebili, di rosso cromate. E scivola, pila, sulla caramella, scivola, pila, scivola, pila. Come siete finiti qui al MEI? Siamo venuti in macchina, abbiamo sbagliato strada, dovevamo andare in montagna a fare la settimana bianca e poi invece ci siamo trovati qui a Faenza. Nel vostro genere che suonate, quante influenze ci sono musicali? Ma io l'influenza l'ho fatta e mi è passata ieri, però poi non so, tu conosci qualche influenza musicale soprattutto? Non lo so, forse lo Zecchino d'Oro da Diciamo sono stati che molto influenzati da questa cosa. Sì, è vero. Ma senza farlo apposta, tu per fare lo stupidino hai detto una cosa giusta. Cioè la nostra musica va dallo Zecchino d'Oro a Raff, anche se non volevo dire Raff perché piace a lui, fino ai Metallica e a passare poi per Tonino Carotone, Celentano. Cioè, ci piace divertirci, via. E quando sono consumati come vi siete conosciuti, come avete formato questo gruppo, da quanto tempo tra l'altro esistete? Io ti dico la mia, lui non la vorrà mai dire. Noi ci siamo conosciuti in un club privé per scambisti, quando ci siamo ritrovati nel letto nudi abbiamo capito che non c'era attrazione fra di noi, però forse avremmo potuto suonare perché abbiamo tirato una capocciata talmente forte che il suono era bello. Allora ho detto ma piuttosto che fare queste porcate è stato subito amore in sostanza. Di solito che cosa ordinate quando andate da bere, quando andate in qualche posto? Allora, noi ordiniamo il Mojito, perché? Perché adesso a gennaio uscirà finalmente il nostro nuovo album che si chiama proprio Mojito Express, chissà come mai. Anche perché almeno quando beviamo Mojito, che è una variazione del Mojito, perché Mojito con le banane, il Mojito. Poi i concerti solitamente vanno sempre bene, perché noi sbagliamo tutto, però la gente è talmente ubriaca che non capisce, insomma, capisce poco e allora si divertono poi sempre tutti. Cioè. Poi questo pullman dove siamo oggi, poi fate una panoramica, è un'esperienza bellissima, cioè non mi è mai capitato, ho sempre sognato di stare su un pullman a due piani, ma addirittura di suonarci. Cioè. Io ho sempre sognato di andare a Londra, non ci sono mai andato, però qui è come stare come, infatti c'era gente che parlava inglese, non capivamo caso. Sono riuscito a realizzare un sogno oggi. In un modo o nell'altro ne vale sempre la pena venire qui, adesso è la verità, cioè farsi anche un po' di chilometri, tutte queste robe qui, perché insomma è bello vedere un sacco di giovani, oh vabbè non vale piangere però, è bello vedere un sacco di giovani che poi alla fine sono tutti un po' come te, cioè se sei uno magari che suona, che ha delle passioni, che ha dei sogni eccetera eccetera, insomma è bello vedere che non sei, cioè è bello vedere che non sei da solo in questo mondo, questo mondo di musica che alla fine sta andando un po' a rotoli da una parte, però dall'altra questo è l'esempio che c'è qualcuno che resiste ancora. Fanali di scorta e sai cosa bevi. Da vi sentite dentro o fuori dal coro e perché? Noi siamo sempre stati, penso, un po' fuori dal coro, perché un po' per scelta, un po' perché ci è venuto così, abbiamo sempre fatto delle cose un po', forse un po' diverse, forse un po' come ci sono sempre venute, non siamo stati troppo a studiare le cose che abbiamo fatto finora, perciò insomma ci sentiamo un po' fuori dal coro anche noi, poi come fanali di scorta, proprio perché siamo una cosa, un po' un progetto un po' a parte, cioè non il solito gruppo pop o la solita cosa già organizzata. Ho anche due messaggi ricevuti, per chi poi chi interessa. No, comunque, sì, siamo fuori dal coro, ma fuori dal coro quando il coro è prestabilito, diciamo. Grazie a voi per averci concesso questo spazio. Davvero, tra l'altro è fighissima questa intervista perché non mi vergogno, cioè mi sento proprio a casa. Cioè. È bello soprattutto perché tanto non la passerete mai. Anche tu.
Crusty? Crossing TV. Ciao Crossing TV. Ma è una cosa normale, eh? Sì. Ciao Crossing TV dai banali di scorta.